Francesco, presenti, non lo so, però già tu vari, ma non so, vogliamo contare le votazioni presenti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, qua 16. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 16, 25, 25, 35, 41. 41 i presenti. Se vuoi fare un'altra riga, mettere i presenti. Ok, Francesco, giusto? Hai 2 minuti per esporre da qua. Allora, salve a tutti. Beh, è un po' che non parlo al microfono davanti a tutte queste persone. Allora, il titolo è Riforma Democratica. Parte da una considerazione la cosa, che spesso quello che noto è che in politica in generale, sia nel piccolo comunale, provinciale, regionale, a livello nazionale, le persone che in teoria dovrebbero risolvere i problemi, a parte che non lo fanno, ma non hanno le competenze per farlo. Quindi la cosa parte in questo modo qui, l'idea è così strutturata, sia a livello regionale che a livello comunale, si dovrebbe fare degli elenchi sulle varie problematiche e le varie persone che hanno le competenze per poterle risolvere. Se sono poche si può anche fare un'elezione, ma se sono tante io non vedo perché io devo votare una persona che non conosco. Non conosco nel senso che non conosco personalmente, che non ho avuto un contatto diretto, come non so, può essere anche un Berlusconi o un Prodi, eccetera. Quello che propongo è un'elezione a caso, una cosa random, una cosa praticamente presa da un... come il lotto, ci sono un elenco di persone, queste devono portare avanti uno scopo, un obiettivo, vengono prelevate e per un tempo portano avanti quelli che sono i loro programmi. Che noi abbiamo eletto, ma non la persona, abbiamo eletto il programma. Abbiamo detto: noi vogliamo che venga risolto questo problema. C'è una serie di persone che hanno le competenze per poterlo risolvere e noi ne prendiamo una, due, tre. Non è il numero importante. Il punto è che non dobbiamo votare la persona, ma un determinato gruppo di persone che hanno quelle competenze per risolvere quel tipo di problema. Alla fine del mandato, che poi. Si può decidere quanto deve essere lungo. Noi possiamo fare una votazione dopo, non prima, su come è stato il loro operato. Dobbiamo fare in modo che loro rendano conto a noi di quello che è stato il loro operato durante quel mandato. Se noi ci piace, a quel punto voteremo la persona. Grazie. Sono 30-22 minuti, chi vuole intervenire? Anche per dire che siete d'accordo. Sì, io trovo interessante anche perché diciamo, questo modo di operare viene già utilizzato per le giurie popolari, mi sembra, no? Cioè dove le persone a caso vengono estratte e devono giudicare. Anzi, direi che a volte per certe cause la vedrei molto bene questo fatto di nominare delle persone di buon senso che per dirimere velocemente le controversie, anche perché la giustizia quando è applicata in tempi dilatati non è più giustizia, perché chi ha torto ha ragione e viceversa. Per cui condivido questa possibilità anche perché il periodo poi è limitato di questa persona, invece spesso succede che in politica viene monopolizzato. E i problemi non vengono mai risolti, però le persone che stanno a governare sono sempre bene o male le stesse. Bene. Ok, ancora 2 interventi da 1 minuto. Poi c'è anche Lino, vedo che vuole intervenire. Elio, 4 nomi, non mi ricordo mai. Mi starebbe bene questa idea, però l'elenco delle persone elegibili dovrebbe essere a sua volta eletto. Una volta eletta una persona o più persone, si tratterebbe di decidere democraticamente quanto tempo fare durare il carico. E poi proprio l'occasione per evidenziare che l'amplificazione è stata aumentata di nuovo, quindi proporrò questo argomento.
proporrò questo argomento come, come tema della prossima votazione. Faccio notare che quando, quando si parlava senza microfono si sentiva benissimo anche in fondo. Ma la videocamera non Fabrizio, devi mandare sempre il minuto, però ogni volta che parla qualcuno. Comunque, beh, è stato nel minuto. Il microfono serve perché è vero che qua siamo in 50, 60, poi su YouTube ci sono 100, 200, a volte 1000, quando c'è Solange Manfredi, 10.000 persone che vedono questi filmati, quindi è necessario che 10.000 persone possano sentire l'audio. Un altro intervento? Rallino, mi pare, che voleva parlare di intervenire? O mi era sembrato? No, non lo so, mi ero sembrato. Faccio io, sì. Prego, Donatella. Ok. Wow, Pandemia e Stella si sono riconosciuti dopo tanto tempo. Vai. Allora, io ho trovato la proposta molto interessante, anche perché in effetti nell'antica Grecia c'era stato anche qualcosa di simile. Cioè si era iniziato con la democrazia diretta, poi in realtà i cittadini venivano divisi, anche a Roma è stato fatto questo, in gruppi, e periodicamente si alternavano, quindi a volte erano alcuni, a volte altri. Quello che io trovo interessante è riportare tutto questo nel momento attuale. Cioè, è infatti vero, e lo notiamo tutti quanti, che a volte chi dovrebbe essere un tecnico, chi magari si trova in posti dove dovrebbe prendere decisioni importanti, spesso viene fuori che in realtà non è un tecnico, ma si trova lì per altri motivi. E quindi è molto interessante il fatto invece di avere un elenco di persone che potrebbero veramente risolvere in maniera, o comunque occuparsi di quel determinato ambito, in maniera professionale, perché hanno anche fatto studi, approfondimenti, ricerche su quello, ed è interessante anche il fatto che vengano sorteggiati. Io questo il sorte... non l'avevo mai... non avevo... Ok. Adesso l'ultimo proponente. La famosa campanella. Sì. Di cui si parlava. Sorteggio come ad Atene. Sì, diciamo che l'idea nasce come... scusami, però una critica proprio alla democrazia diretta, e secondo me come concetto è giusto, però è poco efficiente, nel senso che è molto facile da applicare per gruppi piccoli. Per gruppi grandi, nazionali, diventa estremamente complesso, perché non è facile provare a delegare una persona per qualunque tipo di decisione, perché se c'è una persona che è un tecnico e ha competenze, il suo voto per me vale di più per un'altra che non ne capisce nulla. Quindi l'idea è fare in modo che determinate persone vengano elette non perché qualcuno lo vuole, ma perché c'è un elenco che dice che tu sai fare quella cosa. E risposta all'altro, il tempo. Il tempo dipende dal tipo di obiettivo che devi portare a termine. Perché se, per esempio, che ne so, c'è un'isola che si chiama Ventotene, vicino Latina, che non so se sapete, sta portando avanti un progetto per eliminare l'impatto ambientale della mobilità. Hanno cominciato... diciamo a step, stanno cercando di portare avanti questa cosa, e la cosa dipende perché tu non... finisco soltanto questa frase. Non puoi portare a termine un obiettivo nel periodo minimo che ti è richiesto. Quindi se servono 2 anni per fare una cosa, non puoi dire minimo 1. Ok, adesso votiamo la proposta di Francesco. Tu voti a destra, io a sinistra. A sinistra, chi c'è? Favorevole. Sì, favorevole. Si vota solo favorevole, non si vota. 7, quindi 27. Adesso avete capito com'è l'esperimento, no? Proponete 2 minuti e poi il minuto finale. Non mi dite che siete timidi e non riuscite a proporre un qualcosa che vi sta a cuore. Cioè, l'esperimento viene fatto col pubblico. Abolizione del crocifisso delle scuole, posso? Ok, Fabrizio, hai 2 minuti. Allora, io propongo che dalle scuole venga tolto, dalle scuole, adesso sarebbe anche dagli uffici pubblici, comunque sostanzialmente dalle scuole... Fabrizio, il timer. Ah, ma faccio un altro. Dalle scuole venga abolito l'esposizione del crocifisso, in quanto il cristianesimo non è religione di Stato italiana, è una religione come le altre, e non si capisce per quale motivo, se uno non aderisce a questa religione, sia costretto a fare in modo che suo figlio invece viva
tante ore della sua giornata davanti al Cristo, Cristo sottoposto all'esposizione di simboli che hanno un connotato preciso, religioso ma anche ideologico. Ok, interventi da un minuto. Che vuole, è d'accordo, è contrario, è neutro. Scusi, sono io contraria. Sì, però devi avanzare un po' perché non prende la... Se vai là, ancora meglio. Dico, fermo restando che ognuno resta della propria idea e della propria religione, dico, ma io non capisco perché dà fastidio questo Cristo. A chi dà fastidio questo Cristo? Il figlio costretto a fare cosa? A guardare per 5 ore il Cristo? Cioè, cos'è che vi dà fastidio? Ma cerchiamo di parlare di problemi seri. Ecco, io invece proporrei, guardi, di far fare a tutti quelli che si vogliono occupare di politica, di far fare 2 anni di filosofia. Perché chi ama la filosofia, quindi, saprà che Socrate associava la bellezza delle istituzioni alla bellezza dei corpi. Quindi, i politici si facessero un paio d'anni di filosofia. Grazie. Questo era il primo intervento, no? Ne abbiamo ancora due. Due interventini da un minuto. Chi vuole fare? Prego. Io proporrei di considerarlo semplicemente per quello che è, cioè... Già finito. Proporrei molto semplicemente di considerarlo un simbolo sintetico e comprensibile, diciamo, di un passato storico dal quale non possiamo prescindere, basta, come non viene in mente di togliere la mezzaluna islamica nei posti dove uno non è un islamico credente, eccetera, cioè è un ricordo simbolo di un passato storico che è comune a tutta l'Europa, perlomeno, e basta. Okay. Chi vuol fare l'ultimo minuto del pubblico? Scusa. Sì, Francesco, giusto? Sì, volevo rispondere alla signora che ha fatto l'ultimo intervento. La questione della storia secondo me non c'entra nulla, perché è come se dicesse che un tedesco dovrebbe mettere il simbolo della svastica in ogni scuola perché fa parte della storia. Ci sono certe storie che possono essere anche, diciamo, riconsiderate e pensate in un ambito nuovo. Io penso che la cosa comunque abbia poco rilevanza, perché diciamo, per estremizzazione potrei dire, perché non mettiamo nelle scuole tutti i simboli di tutte le religioni uno a fianco all'altro? Mettiamo tutti quanti uno a fianco all'altro, così nessuno si scandalizza e ci rendiamo conto di cosa vuol dire veramente essere libertà di religione. Anche della mia religione. Di tutte le religioni. Ah, facciamo anche una cosa differente. Chi arriva a scuola porta il suo simbolo e lo attacca. Quando finisce l'anno se lo porta a casa. È ancora più semplice. La cosa ha molta poca importanza. Si può fare un intervento? Sarebbero tre. Sono tre. E poi il proponente deve fare l'ultimo. Chi era il proponente? Ah, era proprio. Che democrazia. Fabrizio, il minuto finale.